Siamo ora al 6.4 Baroni. Onorevole Cozzolino, prego. Grazie Presidente, dichiaro il voto favorevole. Onorevole Mantero, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Con questa riforma del terzo settore, lo Stato, lo avete dichiarato voi chiaramente in quest'Aula, sta demandando a associazioni private quello che sarebbe il suo compito di sostegno delle persone più deboli. Lo hanno dichiarato membri della maggioranza in quest'Aula, lo Stato non ce la fa, quindi sono le associazioni che devono farsi carico di quello che dovrebbe fare lo Stato e che noi stiamo pagando con le tasse. Ora, questo non è la nostra visione, bisognerebbe. Se il pubblico va male, bisognerebbe rimediare, sistemare il pubblico, non demandare sul privato. Ma voi fate di più, oltre a questo, fate in modo che il privato possa fare utile anche sul sociale. In buona sostanza state trasformando l'assistenza alle persone più deboli in un business, state mercificando il dolore delle persone. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario del relatore del governo, 6.4 Baroni, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Onorevoli Nuti. Paola Bragantini, Paola Bragantini. Locatelli, Locatelli. Nuti, Capodato, Bene, altri? De De Lorenzis, ok, la votazione è chiusa. Presenti 385 votanti, 368 su 17, maggioranza 185 fuori 96, contrari 272, la Camera respinge, 6.5 Silvia Giordano. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Tidei. Chi non riesce a votare ancora? La votazione è chiusa. Presenti 378 votanti 364 astenuti 14, maggioranza 183 favorevoli 94 contro 270, la Camera respinge 6.6 Grillo. Prego, onorevole Cozzolino.